Vogliamo iniziare? Allora, il Presidente Acquaroli ci raggiunge tra poco, che la Giunta è ancora in corso, però sta insomma per arrivare, magari farà l'intervento conclusivo. Io intanto ecco, voglio ringraziare l'Onorevole Lucentini per aver proposto questa iniziativa, poi saluto il Consigliere regionale Marco Marinangeli. Saluto Paolo Marzialetti, che è il presidente nazionale del settore del cappello e vicepresidente della Federazione Italiana Tessili, e Ferruccio Vecchi, che è il presidente della Proloco di Montappone. Saluto anche il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles, il dottor Paolo Sabatini, ecco, che veramente ringrazio per questa possibilità che dà alla nostra regione di poter mettere in vetrina le nostre eccellenze, perché il cappello, ecco, il distretto del cappello è un'eccellenza del nostro territorio, quindi noi dobbiamo mettere in risalto il più possibile la nostra tradizione. E io penso che questa opportunità che possiamo insomma avere con questa esposizione attraverso l'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles, ecco, è un'occasione veramente importante, perché noi dobbiamo intanto essere noi marchigiani consapevoli e promotori, insomma, delle nostre eccellenze, ma dobbiamo fare in modo di diffonderle il più possibile al di fuori della nostra piccola regione. Siamo una regione piccola, con non tantissimi abitanti, ma che ha veramente delle peculiarità incredibili, perché abbiamo delle tradizioni artigianali di altissimo livello. Ecco, il distretto del Cappello è proprio uno di queste eccellenze, perché poi l'artigianato è anche cultura. E quindi io sono veramente orgogliosa di poter presenziare a questa iniziativa e di appunto far sì che la Regione Marche insomma, sostenga questa iniziativa e che si intraprendano delle azioni sinergiche proprio di promozione di queste nostre eccellenze che riguardano l'artigianato, ma qua parliamo di un distretto, quindi parliamo comunque di un distretto industriale che è un unicum del nostro territorio e che veramente dobbiamo valorizzare il più possibile, perché quando noi valorizziamo le nostre eccellenze non disperdiamo le nostre radici, perché io penso che sia fondamentale rimanere comunque ancorati alle nostre radici, alle nostre tradizioni, perché solamente così non possiamo non dimenticarci di chi siamo, perché una volta che uno perde l'orientamento, una volta che non siamo consapevoli di noi stessi, del nostro valore, non abbiamo prospettive di crescita. Invece i marchigiani hanno sempre dimostrato di essere delle figure, delle persone veramente caparbie, determinate, che dal niente hanno costruito comunque dei grandi tesori. E quindi dobbiamo, ecco, un po' imparare da chi ci ha preceduto, ma soprattutto abbiamo visto anche la grande capacità che i marchigiani hanno di rialzarsi, perché veramente ne abbiamo nell'ultimo periodo subite tantissimi tra la crisi economica, tra il sisma e la pandemia. Invece anche l'industria marchigiana, anche l'artigianato è sempre riuscito a rialzarsi e questo ecco, dimostra questa grande resilienza, che comunque non è da tutti, e invece caratterizza proprio noi marchigiani, che poi ecco, siamo una popolazione molto eterogenea, perché sappiamo insomma essere l'unica regione al plurale, ma non per questo dobbiamo dividerci quando comunque le strategie di rilancio delle nostre bellissime tradizioni poi dopo devono essere fatte, perché poi quando cresce un territorio cresce anche l'altro che è vicino, nel senso poi è una crescita virtuosa che si espande, si moltiplica e quindi ecco, sono sicura che questa occasione ci darà comunque l'opportunità di renderci visibili anche a livello internazionale.
e di far conoscere, ecco, il distretto del Cappello, che è un grande valore culturale della nostra regione. Io ho avuto anche modo di visitare l'azienda, di visitare, insomma, e è veramente fantastico vedere come ancora ci siano quelle, no, tradizioni, quella manualità che non viene dispersa nel tempo. Ecco, questo saper fare, non dobbiamo abbandonarlo mai. La manualità, io penso, sia una. Diciamo, sia la nostra manualità dei nostri artigiani è veramente una cosa talmente preziosa che poi nessuno riesce a ineguagliare, perché poi ci sono tanti che copiano, ma poi la vera manualità marchigiana, insomma, è unica. E quindi per questo vi ringrazio e veramente, come Regione Marche, insomma, darò il massimo supporto per come, insomma, poter intraprendere questo discorso e come valorizzare sempre di più le nostre eccellenze come questa. Quindi grazie ancora e grazie. Adesso non so chi devo lasciare la scaletta. Ah, ok. Lascio la parola, ecco, all'amico e collega Mauro Lucentini. Bene, io ringrazio Giorgia, ringrazio la Regione Marche, il Presidente Acquarori per la possibilità di essere qui in Regione e di fare, io prendo una parola dal tuo discorso, Giorgia, vetrina, che è secondo me in questo momento la cosa più importante, perché nei nostri distretti le scarpe e cappelli li sappiamo fare. Però la parte più importante è vendere i prodotti, no Paolo? Tu questo me lo insegna Ferruccio, me lo insegnano altri che sono qui in sala. Prima di entrare un attimo nel vivo dell'argomento, volevo salutare appunto parte gli amici e i colleghi Giorgia Latini, Marco Marinangeli, che è il nostro presidio sul territorio fermano, però Paolo Marzialetti e Ferruccio Vecchi, che sono un po' la spia che ogni tanto si accende, mi squilla il telefono e mi dicono guarda che questo territorio qui avrebbe bisogno di questo, allora noi cerchiamo di tramutare in realtà, in concretezza i bisogni. Non sempre ci riusciamo, non sempre, perché poi è molto difficile. E do il benvenuto a Paolo Sabatini, sono contento che sia qui, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles, ma voglio salutare, anche se non si vedono dalle telecamere, due sindaci, qui ci sono, Montappone e Massa, li saluto. Perché essere sindaco nei comuni dell'entroterra, soprattutto in questo periodo, dopo il post-Covid, siamo ancora dentro il periodo Covid, non è assolutamente facile. E appunto la parola vetrina è importante, come dicevo, perché noi abbiamo sicuramente, noi come classe politica, classe dirigente regione, classe dirigente al governo, abbiamo il compito di creare momenti in cui i nostri prodotti vanno in vetrina. Questo è uno di quei momenti importanti. Per questo quando Paolo, Ferruccio ed altri mi hanno proposto di portare questa iniziativa anche e di far interessare gli amici della Regione Marche, ho detto subito non ci saranno problemi perché è questo quello che noi dobbiamo fare. Oh, la vetrina la facciamo attraverso le conferenze stampa, la vetrina si fa però anche con fatti concreti. E chi mi conosce sa che le chiacchiere mi piacciono poco e mi piacciono i fatti concreti. E quindi bisogna cucire un vestito su misura per questo distretto. È un distretto che sta soffrendo molto, non ci dobbiamo nascondere, non diciamo che va tutto bene perché tutto bene non va. C'è stata una perdita di fatturato importante, soprattutto in quest'ultimo anno. Già prima del Covid si parlava come affrontare la crisi e di come riuscire a restare al passo con i tempi. Con il Covid io dico che avete fatto un miracolo sopravvivere a quella che è stata la situazione e sicuramente ci sarà ancora da combattere. Qualcuno mi parlava di una ripresa prevista per il 2023, c'è un anno e mezzo, ancora in mezzo, da qui al 2000, a primavera 2023, che dobbiamo, come si dice a Napoli, passare la nottata, ok? E questo è importante. Come facciamo vetrina? La facciamo attraverso queste iniziative, la facciamo attraverso iniziative che stiamo portando in Parlamento. Io ho depositato un ordine del giorno che è stato approvato per la decontribuzione del 30%
non perché chi mi conosce sa che vengo da Montegranaro, io considero il distretto importante e lo considero unico, anche se gli accessori alla persona sono diversi. Qui c'è il cappello, tra l'altro ci stanno due esempi bellissimi che invito tutti quelli che ci ascoltano ad andare al Museo del Cappello a Montappone e a visitare anche adesso la mostra del cappellaio pazzo a Bruxelles, poi la riporteremo qui a Montappone. E gli accessori, dicevo, sono diversi, cappello e scarpa, ma la storia è la stessa, ok? Cambiano gli attori, come si dice, ma il film è sempre lo stesso, quindi le problematiche sono le stesse. Certo, il distretto del cappello è più piccolino, fa meno fatturato, ma non per questo meno importante, anzi, va sostenuto maggiormente. Dico una cosa forte anche agli amici che mi ascoltano, giornalisti che sono collegati, forse ci va un po' più d'attenzione rispetto alla calzatura, perché fanno più difficoltà a venire fuori da certe situazioni. E quindi non ha importanza se ci sono miliardi di fatturato da una parte e qualche centinaio di milioni dall'altra. Questo è fondamentale. La vetrina si fa attraverso l'emendamento che dicevo, l'ordine del giorno è stato approvato, io ho ripresentato l'emendamento, perché un conto è l'ordine del giorno, un conto, Giorgia, no? Gli emendamenti, di solito gli ordini del giorno sono intenzioni, gli emendamenti sono fatti concreti. L'emendamento, quello della scuola, di cui parlavo con i sindaci, che riguarda te, che lei ha voluto a tutti i costi insieme al sottosegretario Sasso, perché le classi dell'entroterra sono penalizzate, non possiamo chiudere le classi se non abbiamo 20 studenti, ne abbiamo di meno. Sono comuni terremotati, sono comuni che stanno nel cratere, e quindi Rossano Sasso, Giorgio Latini, io, Marchetti e tutti i parlamentari marchigiani abbiamo presentato un altro emendamento che è stato reso ammissibile, speriamo venga votato da tutti, abbiamo interessato tutte le forze politiche, perché per i fatti concreti non c'è colore politico, i fatti concreti non sono né di destra né di sinistra, servono alla collettività, e quindi penso che, spero che venga sostenuto. C'è un altro progetto importante, e mi spiace che ancora non è arrivato a Quaroli, ma lui è al corrente, lo sta seguendo direttamente. Abbiamo un progetto molto importante che supera i 100 milioni di euro, che è l'infrastruttura fondamentale Monti Mare. Il distretto del Cappello è proprio in mezzo, ci casca a fagiolo. Perché dico questo? Perché un conto scendere con l'aereo a Falconara, aeroporto che si sta potenziando, un conto arrivare all'autostrada 14, Casello di Civitanova, e poi fare 50-60 minuti di auto per arrivare, un conto metterci un quarto d'ora. Questo per noi è fondamentale. Quindi queste sono proposte concrete, lavori che stanno andando avanti sia a livello regionale che a livello nazionale. E quindi è importante. Un'altra proposta che sta andando avanti, sta seguendo direttamente la Gelmini, ma con il nostro supporto anche dei nostri parlamentari, è l'istituzione della zona della ZES. E questa per noi è un'altra battaglia che vogliamo portare a casa. Se non lo facciamo oggi, con quasi tutto l'arco costituzionale rappresentato in Parlamento, io dico che non lo facciamo più. Quindi questa è l'emergenza. C'è un governo che è stato messo in piedi proprio per l'emergenza Covid, e queste sono situazioni che vanno affrontate perché sono anche figlie dell'emergenza Covid. Quindi noi, io non voglio entrare nei numeri che poi sicuramente voi saprete illustrare, noi ci siamo e non sempre riusciamo a portare a casa il risultato. Ricordo la faccia a Paolo Di Giorgetti, quando il ministro Giorgetti, quando gli parlammo del distretto del Cappello, e anche l'altro giorno diceva voglio venire a visitare questo distretto del Cappello. Oggi al ministro dello sviluppo economico sicuramente noi reiteremo questa proposta e questa richiesta per portare il ministro anche a Montappone, in massa, nei paesi che sono lì vicino. E quindi cerchiamo di starvi vicino nel migliore dei modi. Sicuramente, ripeto, non sempre ci riusciamo, perché bisogna essere seri, non basta fare un selfie o una foto e dire va tutto bene, c'è da lavorare molto, lo facciamo non solo con, per quello che mi riguarda, io sono un deputato della Lega, ma anche con gli amici di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, e sicuramente qualche risultato alla fine lo portiamo a casa. Per quanto riguarda questa iniziativa, caro dottor Sabatini, che voi state mettendo in piedi di Bruxelles, e noi ci siamo, speriamo anche di riuscire a venire il 16 a Bruxelles, magari qualcuno riuscirà di noi se gli impegni ce lo consentiranno, e per il resto siamo qui, il telefono è sempre acceso. Grazie. E penso che la parola vada a Paolo Marzialetti, vista la scaletta che abbiamo. Grazie Mauro.
Grazie Mauro. E io naturalmente non posso che ringraziarvi tutti per questa opportunità che ci state dando, che state dando al distretto del Cappello. Naturalmente l'assessore che ha accolto con entusiasmo di patrocinare questa iniziativa che è un'iniziativa, lo stavamo dicendo prima mentre stavamo venendo, un'iniziativa assolutamente fantastica, è un biglietto da visita incredibile nella capitale europea. L'Istituto Italiano di Cultura, diretto dalla Sua Eccellenza il Dottor Sabatini, che è una nostra vecchia conoscenza, oltre a essere un marchigiano, ma ha rapporti con noi da almeno 15 anni, da quando era direttore all'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, e dove lui, con anche la sua signora, che era console allora, ci invitava a partecipare all'Expo a Shanghai. Ricordo il dottor Sabatini, che ci spingeva a portare una porzione di fabbrica in mostra all'Expo di Shanghai nel 2010, e che era una cosa per noi incredibile. Non è che portavamo i cappelli, dovevamo portare il nostro saper fare, la nostra manualità, la nostra artigianalità, far vedere come produciamo, fabbrichiamo i cappelli in Italia. Pensate quindi qual è l'attaccamento a questa terra e ai nostri prodotti. Quindi non posso naturalmente che non ringraziare l'onorevole Mauro Lucentini, Mauro, per aver perorato questa causa, questa iniziativa, naturalmente con l'aiuto del consigliere Marco Marinangeli, ed anche, ancora non è arrivato, con l'entusiasmo con cui ha accolto l'invito anche il presidente Acquaroli. Questa è un biglietto da visita incredibile, perché essere presenti a Bruxelles, dove ha sede l'Unione Europea, la NATO, e dove passano in pratica tutti, quindi abbiamo un occhio di bue, come si dice, una luce, un faro, fino a quando, dal 16 di luglio, almeno fino a settembre, e quindi dobbiamo assolutamente sfruttare questa possibilità che ci viene data in questi due mesi e mezzo, per poter portare l'attenzione verso il nostro distretto, ma come diceva Mauro, distretto del Cappello, nell'insieme della Regione Marche, quindi lo vediamo tutto insieme con il distretto calzaturiero, con tutto quello che sono tutte quelle che sono le nostre peculiarità, il nostro territorio, perché noi non vendiamo soltanto cappelli o scarpe, ma in questo momento è importantissimo vendere veramente il nostro territorio, perché sappiamo bene che i flussi turistici sono quelli che alimentano le vendite e la redditività delle aziende, perché se vogliamo scendere un pochino sul fattore economico, come stavano ricordando l'assessore Latini e l'onorevole Lucentini, noi veniamo da un anno incredibilmente difficile, il distretto del Cappello inoltre insiste anche nel cratere sismico, ma per dire, come tutta la Regione Marche, abbiamo sofferto di questo, come anche delle crisi bancarie e via dicendo, ma veramente sono stati fatti degli sforzi enormi. Gli amministratori locali che sono qui presenti, i sindaci, lo possono testimoniare. Le aziende hanno fatto veramente di tutto per sopravvivere, ma per poter utilizzare questo periodo anche per farlo diventare un'opportunità. Noi siamo il distretto del Cappello più importante non solo d'Italia ma d'Europa. Abbiamo il 70% della produzione italiana, la metà di quella europea, abbiamo il 70% degli addetti,
delle aziende, del fatturato a livello nazionale e la metà di quello europeo. Come diceva Mauro, abbiamo dei numeri molto più piccoli rispetto al distretto calzaturiero, il rapporto è 1-20, però non dimentichiamo che diamo lavoro a circa 1500 addetti in un territorio a cavallo tra la provincia di Fermo e quella di Macerata, che se non ci fosse questa realtà, questa comunità economica distrettuale, sarebbe un deserto, tranne che qualche agriturismo, non ci sarebbero attività. Quindi va assolutamente preservato, va assolutamente implementato, e un'occasione come quella che ci sta dando il dottor Sabatini è unica, io direi quasi irripetibile, ma vorrei dire ripetibile. Come? È un fermano di Porto Sant'Elpidio, nato a Porto Sant'Elpidio. Quindi molto attaccato al nostro territorio e assolutamente molto sensibile, un cultore di bellezza, devo dire, perché è veramente ha una grande sensibilità da questo punto di vista, non solo sui prodotti, ma sulle varie arti e via dicendo. E quindi questa è una realtà assolutamente da cogliere. Ci serve anche per mettere in evidenza, oltre che le difficoltà delle aziende, quindi l'attenzione sulle nostre aziende, ma anche l'attenzione anche su queste nostre realtà museali, che sono anche il nostro biglietto da visita. Noi, come ricordava l'assessore, abbiamo un museo del cappello molto apprezzato. Abbiamo questa mostra, il Cappellaio Pazzo, che ha ha delle prospettive incredibili da un punto di vista di promozione. Entrambe sono frutto della mano di un mentore, diciamo, del nostro territorio, che ha appunto ideato la mostra il Cappellaio Pazzo, come poi potrà ricordare anche il presidente della Proloco, Ferruccio Vecchi, che la gestisce, che è Giuliano De Minicis, che purtroppo, pur essendo giovane, è venuto a mancare circa un anno fa, che però è stato, diciamo, il precursore del marketing territoriale nel distretto del Cappello da oltre 20 anni. Io vorrei proprio ricordarlo, Giuliano De Minicis, perché se chi viene a visitare sia il Museo del Cappello che la mostra Il Cappellaio Pazzo trova una mano unica, come la si ritrova nel marchio di origine e qualità del distretto del Cappello Marche dell'Endovez, come tutto, è stato un faro che abbiamo seguito per quasi un quarto di secolo e che ci ha lasciato una grande eredità che dobbiamo appunto seguire, perseguire, ma poi dobbiamo anche obbligatoriamente purtroppo implementare e migliorare. Le iniziative sono state molteplici con Giuliano e lui sarebbe assolutamente fiero di questa iniziativa e ne andrebbe orgogliosissimo di portare la sua creatura, il Cappellaio Pazzo, appunto all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. Ricordo quando la mostra andò a Parigi oltre 10 anni fa, sfilò anche ad alta gamma, ad alta moda a Roma, ci furono molte occasioni, ma questo è un livello, il livello che ci propone il dottor Sabatini è un livello assolutamente altissimo e quindi dobbiamo essere all'altezza di questo e dobbiamo fare in modo che le nostre istituzioni, a partire da quelle locali, a partire da quelle del nostro territorio fino ad arrivare appunto a quelle regionali e oltre, prendano l'occasione per sfruttare al massimo questa occasione, anche poi io credo per tenere ben queste realtà tenute bene per quello che meritano,
Quindi io voglio cogliere anche questa occasione, perché abbiamo il Museo del Cappello che è tenuto molto bene e si è riusciti a dare tutte le attenzioni. Abbiamo la mostra Il Cappellaio Pazzo, che è comunque in una location molto bella, si riconosce la stessa mano del museo, però avrebbe bisogno di un nuovo impianto di areazione, di illuminazione, dei nuovi supporti, dei nuovi, veramente io, dottor Sabatini, che poi magari interverrà, che ripeto, lui è un cultore di queste cose, comprende bene anche questo. Però, ripeto, queste sono occasioni che dobbiamo prendere veramente, veramente al volo, e dobbiamo riuscire a farne tesoro per promuovere il nostro distretto, il nostro settore, il nostro territorio e la nostra regione. Quindi io vi ringrazio davvero tutti per questa attenzione che ci state dando, e penso che, per quanto riguarda le aziende non possono essere che contente quando avvengono queste iniziative che ci danno un po' quello stimolo per fare meglio, per superare le difficoltà che in questi anni davvero, davvero sono state molto rilevanti. Grazie ancora. Grazie a Paolo, lasciamo la parola a Ferruccio Vecchi, che è il presidente Proloco e anche un imprenditore, quindi direttamente all'interno della problematica distretto del Cappello. Prego Ferruccio. Grazie Mauro, grazie Assessore Giorgio Aledini, grazie Marco Marinangeli, e ringrazio in anticipo il presidente Acquaroli, che probabilmente ci raggiungerà più tardi. Vorrei un attimo far capire di cosa stiamo parlando. La mostra del Cappellaio Pazzo, come si ricordava prima, è nata nel 2003 da un'idea di Giuliano De Minicis, che per i suoi trascorsi che ha avuto nel nostro comune, per i rapporti che ha avuto con la nostra comunità, nel maggio del 2009 è stato insignito della cittadinanza onoraria del comune di Montappone. Questa mostra attualmente è composta da oltre 120 pezzi, sono ovviamente pezzi unici, che provengono da diverse parti del mondo. Diceva prima Giorgia, arte, cultura e maestria nel fare le cose. Qui abbiamo due esempi che sono un connubio perfetto. Questo cappello che vedete qui arriva dal Giappone, quindi una cultura lontanissima da noi, diversissima da noi. E l'altro cappello che vedete lì a destra è realizzato dal pittore di origini montapponesi Ubaldo Bartolini. Quindi questo credo che sia proprio un esempio lampante di come creatività, cultura e maestria possono convivere all'interno di questa mostra. Questo è un biglietto da visita che possiamo spendere molto bene per far conoscere il nostro territorio, che è un territorio che ha una peculiarità assoluta. A me piace ricordarlo sia perché, insomma, ho vissuto questo territorio 10 anni da sindaco, lo vivo come imprenditore tutti i giorni. È un territorio che, pur avendo vissuto un grande sviluppo industriale del distretto del Cappello, è un territorio che è rimasto incontaminato. Se uno arriva sul nostro territorio, Massa Fermana, Montappone, non si accorge che ci sono tutte queste aziende, questo movimento, non ha l'impressione di entrare in una zona industriale anonima qualsiasi, ma ha l'impressione di arrivare in un comune di collina a 370 metri sul livello del mare, dove tutto è rimasto incontaminato ed immutato. E l'altro aspetto importantissimo è che questo sviluppo non ha modificato l'assetto sociale del paese. Da noi ancora le mamme si permettono di lavorare, escono dal lavoro,
fanno la spesa, prendono i figli a scuola, preparano il pranzo e ritornano al lavoro. Perché è secondo me un plus che siamo riusciti a dare, a mantenere, e che rende questo territorio, questo nostro distretto di Massafermana e Montappone, distretto del Cappello, unico nel suo genere. Dicevo, questa mostra attualmente è composta da 120 opere, ma è una mostra in continuo itinere, perché l'altro giorno si è arricchita ad esempio di un ulteriore pezzo che una signora che è andata in pensione, ha lavorato tantissimi anni in un'azienda di Cappelli, ha detto: voglio lasciare qualcosa del mio sapere, della mia conoscenza, voglio che rimanga all'interno di questa mostra. Ed ha realizzato un cappello particolarissimo, realizzato solo con pasta secca, pasta di grano duro secca, quindi ha abbinato colori eccetera, e ha realizzato questo cappello facendolo con i colori del nostro tricolore, e lo ha chiamato primo tricolore, quindi anche fantasia nello stimolare la creatività dei nostri cittadini. Noi crediamo che questa sia un'opportunità importantissima. Arrivare ad una vetrina di questa portata, quindi ringraziamo assolutamente il nostro professor Paolo Sabatini che ci ha dato questa opportunità, con cui speriamo anche di collaborare in futuro. Io credo che mettendo insieme le sinergie del mondo produttivo, della parte politica, di tutte le maestranze che operano nel territorio, possiamo riuscire sicuramente a rendere meno pesante il momento, che è di una gravosità particolare. Però possiamo partire anche da questo per creare nuove opportunità, per dare la possibilità ai nostri imprenditori, al nostro distretto, di farsi conoscere ancora di più all'estero. E l'ultima parola che voglio spendere è invitare tutti a visitare la mostra del Cappellaio Pazzo. È vero che 25 opere adesso saranno trasferite a Bruxelles, ma come dicevo prima sono più di 120, quindi altre 100 rimangono in sito, quindi è possibile visitarla. È un'esperienza davvero, davvero unica. Grazie. Grazie a Ferruccio. Allora diamo la parola all'Elpidiense, mi viene da dire, Paolo Sabatini, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles. Prego. Grazie infinite, buongiorno a tutti, e naturalmente saluto l'assessore Latini, l'onorevole Lucentini e Paolo, ovviamente, che è un caro amico, come lui stesso detto, da parecchi anni. Il presidente della Proloco Ferruccio Vecchi e il governatore Acquaroli, che diciamo sarà presente con noi tra qualche tempo. Tutti conoscono, perlomeno insomma, hanno un'idea di cosa siano gli istituti italiani di cultura all'estero. È l'istituzione più antica dell'Italia, dal Regno d'Italia e ancora nella Repubblica Italiana. Sono nati con l'obiettivo di presentare la cultura italiana all'estero e di presentare un'identità. E questa è la ragione per cui si sono sviluppati in determinate aree geografiche dei poli di eccellenza dell'immagine dell'Italia negli anni, in questo secolo e mezzo. L'Istituto di Bruxelles è uno dei più antichi, fu fondato agli inizi del Novecento da un gran commis dell'Italia di quel tempo, il barone Artom, e che ebbe poi alterne vicende, però costituì questa che era chiamata la Casa degli Italiani, il Belgio paese di fortissima immigrazione italiana e ancora oggi è, dicono, per metà formato in Europa da una comunità italiana. Quindi non parliamo dell'America Latina, in cui ci sono, come tutti sanno, delle fortissime comunità italiane, però in Europa il Belgio è la città italo-belga. Ecco.
l'Istituto di Cultura è un punto di riferimento assoluto non solo per gli italiani che stanno in Belgio, appunto discendenti di italiani, una comunità molto rumorosa e molto affezionata all'Italia e che, diciamo, richiede a giusto titolo di avere un luogo su cui convergere. Ma soprattutto, vista, come diceva anche l'amico Paolo Martialetti, vista la presenza diplomatica assolutamente straordinaria, un po' ne fanno come la New York in Europa, ci sono 3 ambasciate per ogni paese, quindi immaginate il numero di diplomatici, solo i diplomatici che stanno a Bruxelles. Ma poi il fortissimo numero di funzionari dell'Unione Europea, insomma è un posto che è, come dicevano prima, è stata detta, ha parlato della parola vetrina, beh effettivamente è la vetrina dell'Europa. Allora l'Istituto di Cultura da tanti anni fa una serie di eventi, uno degli istituti più prolifici del mondo, e quando mi fu proposta la Sì, salutiamo intanto il presidente Acquaroli. Forse facciamo così. Prego, prego Paolo. Grazie, allora Presidente, piacere, visto che sono io attualmente a parlare, sono io che le do il benvenuto a casa sua. Allora, dicevo, quando mi fu proposto di andare a dirigere l'Istituto di Bruxelles, avevo già in mente che questa sarebbe stata una vetrina ovviamente dell'Italia, ma essendo io fortemente attaccato al mio territorio, avrei voluto fare un gesto in nome del territorio marchigiano. Allora, passato questo periodo di difficoltà per tutti legato all'emergenza sanitaria, quest'anno, l'anno 2021, con l'accordo in pieno dell'ambasciatore d'Italia a Bruxelles, Francesco Genuardi, di cui porto i saluti, Presidente, abbiamo deciso, in omogeneità e in armonia con la presentazione delle altre regioni italiane, noi non abbiamo figli e figliastri, però insomma ogni anno facciamo una focalizzazione su una regione e quest'anno, 2021, la focalizzazione è sulle Marche. Perché le Marche? A parte la mia personale, il mio personale interesse e il mio affetto per la regione, perché costituiscono indubbiamente un territorio unico in tutta l'Italia. Cioè, nella storia, i marchigiani, popolo così attaccato al proprio territorio, hanno saputo dare una proiezione internazionale incredibile, con Matteo Ricci, per esempio, Tucci, Giuseppe Tucci, sono personaggi, soprattutto, devo dire, nell'Oriente, che hanno saputo portare questi valori di attaccamento, di fedeltà, di amicizia, di disponibilità e soprattutto di mutamento della propria personalità in nome del paese in cui erano ospiti, che è la quintessenza della diplomazia. Allora, quest'anno abbiamo una serie di eventi e ve ne mostro, insomma, vi dico qualcosa. A parte quello che è stato fatto fino adesso, qui in aula c'è il maestro Luca Marziali, un grande violinista, che ha fatto, per dirne una, ha appena concluso una masterclass sulle 4 stagioni di Piazzolla e ha insegnato a ragazzi belgi e italiani, è stata un'esperienza meravigliosa dentro l'Istituto di Cultura. Ma per parlare del futuro, a fine agosto e per il mese di settembre avremo il grande pittore Sandro Trotti. Io ho fatto almeno un evento al mese. Sandro Trotti fa una mostra dei suoi splendidi dipinti. Poi in ottobre, è nuovissima questa, sabato sono andato a Camerino a parlare col rettore dell'università e faremo nella settimana della lingua italiana, nella terza settimana di ottobre, una presentazione dell'Università di Camerino tra energia, cultura, scienza, ma anche sport.
Poi in novembre faremo ancora un evento dedicato alla musica e a dicembre, insomma, l'amico carissimo Neri Marco Re mi ha promesso che porterà un suo spettacolo all'Istituto di Cultura. Quindi diciamo si tratta veramente di una serie di eventi, uno più bello dell'altro. Questo evento del Cappellaio Pazzo è molto importante perché non solo coagula la creatività e l'industria, per così dire, ma ci permette di avere una presenza anche di varie altre sfaccettature della cultura. Con alcuni imprenditori agroalimentari del Fermano porteremo dei prodotti, dei vini per esempio del Casale Vitali, ma anche altre cose. Quindi in sostanza è un'occasione che ci vede tutti presenti in questo luogo bellissimo in cui vi invito tutti, ecco, perché spero che questa sia anche un crescendo che vede sempre di più la Regione partecipare all'Istituto, agli eventi dell'Istituto Italiano di Cultura. Non voglio togliere tempo all'intervento del Presidente, grazie infinite e benvenuti tutti. Grazie Paolo. Prima di passare la parola al Presidente, io chiedo a Marco Marinangeli, perché poi è vero che le cose vengono fatte, però servono comunque persone che vivono il territorio, e Marco è uno di questi, insieme agli altri due consiglieri regionali, che voglio ricordare non sono potuti essere presenti, Andrea Buzzo e Jessica Marcozzi, che sul territorio presidiano e quando serve poi la presenza e l'operatività sono quelli che vengono messi subito sotto pressione. Non so se hai visto, ma già Paolo Mazzoletti ti ha chiesto già dei finanziamenti per mettere a posto le antenne del territorio operativo. Esatto. Prego, grazie Mauro. Brevemente, poi diamo spazio al presidentissimo Acquaroli, ma ci tenevo a ringraziare i presenti, i sindaci del territorio, gli amici organizzatori eccetera, per dire che questa è la sintesi migliore di come fare politica. Politica è interesse della collettività. Ecco, questa ne è una dimostrazione pratica, concreta, laddove un comparto degli operatori hanno chiesto alle istituzioni una collaborazione, hanno trovato, e lo ringrazio pubblicamente, Mauro, l'onorevole Mauro Lucentini, che si è prontamente attivato, coinvolgendoci, per far sì che si possa appunto sintetizzare la situazione che stiamo appunto discutendo e che avrà attuazione a breve. Quindi l'ascolto, confronto ha portato e porta a questo tipo di risultato. Io voglio anche sottolineare l'importanza del comparto, non solo sotto l'aspetto economico, artigianale, industriale, perché parliamo, ricordava benissimo Paolo Mazzoletti, di 90 aziende per 1500 addetti, quindi numeri importanti per un territorio come il nostro, ma mi premeva sottolineare l'aspetto sociale di queste imprese, perché giustamente qualcuno sottolineava, parliamo di aree interne dove in assenza di questo tipo di attività avremmo un panorama completamente diverso da quello che vediamo oggi. Questo va anche incontro alla politica dell'assessore Latini, della giunta tutta di questa amministrazione, che nella propria campagna elettorale ha molto spesso parlato di riequilibrio territoriale, che non era solo il nord con il sud delle Marche, ma era un riequilibrio est-ovest, zona costiera e interno. Ecco, questa è un'ulteriore dimostrazione che poi l'assessore Giorgio Latini ha portato avanti anche con la politica dei borghi, dei festival, che renderanno molto più attivi, vivi, dinamici quelle aree che effettivamente oggi soffrono una vitalità parziale. Ecco, questo era l'aspetto che mi interessava e voglio ringraziare il professor Paolo Silbatini per questa opportunità che dà a degli operatori, quindi la dà sotto il profilo di sviluppo economico, ma la dà anche sotto un altro aspetto fondamentale per noi, che è il discorso turistico. Quindi una vetrina che ci consentirà di far conoscere il nostro territorio, Fermano Maceratese, ma le Marche tutte. Quindi
È veramente una bella sintesi di come la politica, spesso al di là delle bandiere ideologiche, possa portare a un risultato concreto. Chiudo con l'invito di Ferruccio Vecchi, l'avevo scritto, l'unico promemoria frutto che ho fatto è questo: invito a vedere il museo del Cappello a Mondappone. Lo facciamo non solo ai turisti, ma facciamolo anche ai marchigiani tutti. Grazie di nuovo. Grazie Marco, lasciamo la parola per la conclusione di questo evento, questa iniziativa, al Presidente Francesco. Facciamo con questo, guarda. Allora, innanzitutto scusate il ritardo, ma eravamo in giunta, quindi abbiamo dovuto insomma finire a completare l'ordine del giorno e trattare tutti gli argomenti. E parto con i saluti istituzionali ai sindaci presenti di Massafermana e Mondappone. Un saluto a Paolo Marzialetti, al nostro presidente Paolo Marzialetti, e un saluto a tutte le autorità, Giorgia, Marco, Mauro, che sono qui presenti insieme a noi, e un ringraziamento ai nostri ospiti che ci aiutano a promuovere le Marche in Europa e nel mondo. Chiaramente la nostra regione è contenta di patrocinare un'iniziativa del genere, perché il distretto del Cappello è un'eccellenza della nostra manifattura, è una straordinaria eccellenza di come da un territorio può emergere una capacità di penetrazione dei mercati nazionali e internazionali, di come si riesce a restare competitivi basandosi su quello che noi siamo e su quello che noi sappiamo fare. Una manualità, una capacità di trasportare un borgo o una serie di borghi purtroppo per una questione infrastrutturale sono difficili da raggiungere, con tutta una serie di carenze che noi conosciamo benissimo, perché fanno parte delle carenze che accomunano gran parte dell'entroterra marchigiano. Però nonostante tutto questo, noi celebriamo un distretto che ha numeri straordinari, che nonostante la crisi continua ad essere un distretto protagonista, ma soprattutto che continua a garantire lavoro, economia, occupazione in territori dove altrimenti sarebbe veramente difficile trattenere i giovani, trattenere le famiglie, trattenere tante persone in questi territori. E loro lo fanno non solo garantendo il lavoro, ma realizzando dei capolavori che ci rendono famosi in tutto il mondo. Ecco, allora, con estremo orgoglio siamo contenti di accompagnare e di unire la nostra regione nella trasferta dell'esperienza di Bruxelles, e siamo anche contenti perché questa è una prima occasione di incontro, Paolo. Speriamo che queste occasioni di incontro possano trasformarsi in altre esperienze dove riusciamo a internazionalizzare i nostri prodotti, e internazionalizzando i nostri prodotti riusciamo anche a far capire veramente a tutti che cosa rappresenta la nostra regione e che cosa sono le Marche, che fondamentalmente è un territorio piccolo ma che è pieno di scrigni straordinari e che può veramente essere una scoperta. Mi diceva l'altro giorno una persona che è venuta nella nostra regione per fare un educational, una persona che conosce molti territori a livello nazionale e internazionale, mi ha detto, mi ha colpito molto piacevolmente, mi ha detto: le Marche sono state una piacevole scoperta. E io dico che noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo, dobbiamo organizzarci meglio, dobbiamo farci conoscere, perché credo che se noi riusciamo a fare della nostra regione una regione che riesce a identificarsi e a inorgoglirsi per quello che rappresenta, credo che quella è la vera carta vincente per poter anche identificarsi meglio nei mercati mondiali e far sì che un settore accanto all'altro riusciamo a creare una dinamica, un circuito virtuoso che alla fine aiuta tutti e aiuta in fondo anche completamente e complessivamente la nostra regione. Quindi veramente grazie per questa opportunità, grazie anche per la vostra disponibilità, noi siamo contenti e speriamo che insomma veramente che sia questa la prima di tante occasioni che ci vedono protagonisti insieme.